mattino, Monte Rotondo passato. L'ora legale si fa vedere perché c'è ancora buio. Si va verso la Bergamasca. Eccole qua, cantine Berlucchi. Sono paratico. Sardico destra. Bergamasca, Sarnico, il ponte. Allora anche stavolta stiamo passando Sarnico. Non ho capito bene da dove. Praticamente con questa deviazione nelle stradine ci siamo trovati già fuori da Villongo, immessi direttamente sulla strada per il Colle di San Fermo. Tanta roba. Ci è Rara San Rocco, davanti alla parrocchiale. Ultimo paese e da qui solo bosco. Non so se si riesce, ma si vedono gli Appennini stamattina. Mancano 6 km circa alla vetta, un po' più di 500 metri. Finalmente il sole riesce a sfondare la parete montuosa a destra. Parliamo di temperature. Bene, le prime 2 ore e un quarto, con temperatura tra i 3 e i 5 gradi in Franciacorta, punte di 7 sulle vette dei colli. Adesso siamo finalmente a 7 di nuovo, ma anche la salita per Adrara è stata intorno ai 5. Ma come arriva il sole primaverile del cielo terso, tutto cambia, perché come dice il Daikan 3, attacco solare! Siamo a meno di 2 km dalla vetta, ormai siamo ai colli di San Fermo, come ci comunica il cartello posto sotto alla pianta fiorita. I colli di San Fermo sono a sinistra. Eccoli lì. Chiesetta anche. Eccoci, Colle di San Fermo. Uno sguardo verso la pianura, gli Appennini, le Alpi, la Bergamasca. Dendine, sotto collina. Monasterolo. Ecco qua, sta per finire Lago Dendine nella sua palude, finalmente una girata delle montagne, siamo al sole. Eravamo ancora a 5 gradi e mezzo / 6, piede congelato praticamente, ho dimenticato il puntale. Adesso siamo già a 9, ma è tutta un'altra storia. Siamo a Solto Collina, quindi scollinato, torna 30 passi davanti a noi. Adesso discesa a picco sul lago Geo e splendido attraversamento. Arriva di sotto il Lovere.
Eccoci sul lago di Seo, da un splendido lungo lago rinnovato di riva di sotto con gli ulivi. E fronte a noi ci dovremmo andare. Non è che c'è bisogno di tante parole in questo punto qua del lago di Seo. Torna 30 passi davanti, a sud il basso lago che si allarga, a nord di fronte a noi, frazioni che conducono in Valpaloe a Passabocche. Quasi quasi ci vado. Ah sì. Ho anche lasciato passare il gruppone. Ma che inquadratura sotto il volto con la poca neve che è caduta in settimana sulle Alpi. Dovere centro. Eccola qua, chiesa del Romanino. E dietro quella chiesa parte la salita della Valpaloe. Così vediamo anche la fiancata. Qua dentro ci sono degli affreschi meravigliosi del Romanino. E qui inizia la salita per andare. Il trattore è pieno di legna. Siamo in uno dei tratti duri della salita verso Valpaloe o Passabocche, che dir si voglia, nel senso che siamo ancora prima del bivio. Potremmo ancora scegliere quale fare, ma tanto lo so, si sa già cosa faccio. Avrei potuto scegliere la strada più semplice, quella dritta che sale al colle di San Zeno subito dalla Valpaloe, oppure di andare a Passabocche per salire prima a 1280, ridiscendere in Valpaloe a 1000 e risalire al colle di San Zeno. In tutto ciò si guadagna una magnifica vista del lago dall'alto, che altrimenti dalla Valpaloe sarebbe precluso. Quindi la pianura non esiste. Ma un aneddoto che mi viene ora è che 15 anni fa, tutte le volte che si faceva San Zeno o Passabocche, si diceva bisognerebbe riuscire a venire un po' prima per vedere i maggiocciondoli in fiore. Dal nome fioriscono a maggio, e noi si era sempre ai primi di giugno. E invece guarda qua, ci ritroviamo a scalare il Passabocche al primo di aprile. Perché in maggio giungono, non sono in fiore, ma stavolta in anticipo. Stiamo abbandonando anche Grignaghe a poco più di 900 metri sul livello del mare, e davanti a noi la cresta e a sinistra Passabocche. Ma siamo a 1000 metri, usciti anche dall'ultima frazione, e comunque è qualcosa di eccezionale. Fa la roba che fa riflesso sulla montagna e neve. L'ultima nevicata di domenica. Le temperature sono rimaste fredde tutta notte. Il versante a nord coperto. E ancora lì qualcosa. Nei crepacci. Ora 4 km e siamo arrivati Passabocche.
quando sei qua, oltre il 1002, ti accingi ad entrare in un bosco di pini e abeti, puoi finalmente dire chi sei al primo vero passo alpino del 2023. E questo è lo scollinamento a Bassa Bocca, 1305 metri. Eccoli, giù il lago di Iseo, l'Overe Castro, la Val Cavallina e i colli di San Fermo dove eravamo noi, là a sinistra. Che storia, eh? Gira, gira il mondo, la pianura non esiste. Eccoci in Val Palò, davanti a noi i funghi che annunciano l'ingresso in questa amena località di villeggiatura comuna. E là di fronte a noi, dove c'è quella macchia gialla tra gli alberi, Valle di San Zeno. 382 metri, la pianura non esiste. Ed eccoci sugli ultimi 4 chilometri che portano al Colle di San Zeno. Qualche nuvola si intrappone tra il sole e noi, neve versante nord del Guglielmo, alberi ancora secchi, guardate, tutte le foglie ancora su, non è mai piovuto. Ma il problema, la pista della Val Palò, ancora qualche traccia di neve. Eccolo lì il golem, siamo ormai sopra i 1003, l'ultimo tornante qua davanti, l'ultimo rettilineo e saremo al Colle di San Zeno. Un ultimo sguardo ai monti della Val Camonica prima di entrare in Val Trompia. Eccolo, Colle di San Zeno, con l'omonimo rifugio. Da qui è solo discesa. Questo passaggio che normalmente sarebbe tutto infangato, anche se è su cemento, e allora godiamoci un po' di mella in secca e
così siamo andati fuori dai maroni già al semaforo di Ponte Zanano e adesso finalmente faccio le orecchie perché da qui a una casa basta trinchina. Bella!